Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi comincia ufficialmente la collab, quindi comincia ufficialmente il periodo di collab con Final Fantasy VI. Un periodo di collab molto interessante, dove avremo a che fare con diversi banner, di cui ovviamente parleremo in modo più approfondito nei vari video, nei vari periodi di tempo, anche perché ovviamente non usciranno tutti in una volta. Oggi è uscito il primo banner, il banner addirittura di Eris, che impersonifica Terra nella collab presente. Analizzeremo il banner ovviamente con un video a parte, ma c'è da dire anche che sono rimasto un po' stunnato, e così si può dire, perché le descrizioni che vengono scritte delle armi praticamente non c'entrano niente. Nel senso, è come se scrivessero cazzi per mazzi questi di Applibot. Però va bene, ne parleremo poi comunque in maniera più dettagliata anche quando visualizzeremo il banner, in questo caso di Eris. È uscita anche la sua Ultimate, è uscita la nuova arma Ultimate di Eris, un'arma che sembra essere comunque interessante. Me l'aspettavo molto più forte, a dire la verità, però ha qualche cosina di interessante. È comunque un'ottima arma, perché ricordo che le armi che troviamo all'interno dei banner Ultimate hanno due utilizzi a discapito di quelle free, che possono essere utilizzate una volta sola. Quindi capiamo bene anche questa differenza. Detto ciò, andiamo a vedere le news. Andiamo a vedere le news, dove finalmente tornano i ranking dungeon. Mi erano mancati particolarmente. E il ranking dungeon che avremo a disposizione, e che sarà praticamente il prossimo evento ad entrare in gioco, sarà per l'appunto il ranking dungeon della Corel Prison, che mi aveva in un certo senso fatto ritornare in mente alla meccanica del colpo finale del boss, perché se vi ricordate, appunto, Dain, come boss finale all'interno della prigione di Corel, aveva questa meccanica che una volta ucciso vi faceva quell'attacco finale, mentre invece qui la situazione è ben diversa, perché appunto avremo il 14 novembre, quindi comunque il periodo qua è questo, il periodo di questo, sì, questo è quando guarderanno i risultati, non l'avevo letto. Il periodo è dal 7 novembre, che da noi appunto sarà il 7 novembre, fino al 14, e poi avremo le ricompense che ci staranno un giorno per calcolarle. Per quanto riguarda invece il sistema di ranking dungeon, ci sono delle novità di cui avevamo già parlato in video scorso, ma che qui adesso abbiamo ufficiali, ovvero la prima possibilità praticamente moltiplicare la velocità. Quindi durante i settaggi del nostro ranking dungeon potremo modificare la velocità di spostamento dei nostri personaggi. Quindi, come potete vedere, avremo dungeon settings e poi praticamente mettere la velocità fino a 1,75, per esempio. Quindi già è molto meglio, in modo tale da essere più veloci e quindi poter completare i dungeon più volte, anche appunto per migliorare i propri score. Successivamente abbiamo il cambio di punteggio, quindi da questo momento in poi il calcolo del punteggio effettuato all'interno del ranking dungeon è un high score format, quindi che è praticamente la stessa funzionalità che abbiamo anche nei ranking challenge, comunque nelle battle ranking o in tutte le altre competizioni. Quindi adesso ci saranno che i punteggi in questo caso non saranno cumulativi, quindi io non accumulerò i vari punteggi che riuscirò ad ottenere, ma praticamente verrà segnalato soltanto quello in forma di high score. Quindi bisognerà in un certo senso fare una sola sfida alla difficoltà più difficile, ovviamente, per riuscire ad ottenere un punteggio più alto. Quindi, se vi ricordate, prima avevamo praticamente l'unione dello score in normal, in hard e in very hard, ora invece praticamente avremo praticamente soltanto l'high score, quindi più alta la difficoltà più punti si otterranno e di conseguenza più vantaggio si avrà.
Tra l'altro, noto che a quanto pare è stata aggiunta una nuova difficoltà. Infatti abbiamo Normal, Hard, Very Hard ed X addirittura, quindi adesso abbiamo il Ranking Dungeon in X per rendere il tutto un po' più particolare, un po' più difficile. Potrebbe essere interessante questa cosa, perché effettivamente il livello Very Hard ormai, diciamo, potrebbe, ora non so come loro hanno calibrato le difficoltà, però effettivamente il Very Hard potrebbe risultare più semplice del previsto. E successivamente abbiamo la possibilità di poter salvare il nostro percorso in qualsiasi momento, quindi possiamo sospendere la nostra attività del dungeon in qualsiasi momento e salvarla nell'apposito menu. Una volta che poi avremo la possibilità di continuare, potremo riprendere dallo stesso punto in cui abbiamo salvato. È la stessa funzione che c'era prima, solo che prima bisognava prevenire le disconnessioni. Non si poteva, se non mi ricordo male, non si poteva uscire quando si voleva, perché una volta usciti praticamente si perdeva il progresso del dungeon, mentre invece qui in questo caso si può comunque sospendere anche in maniera volontaria. Successivamente c'è la modifica delle chest, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se una chest è stata già aperta nelle difficoltà, diciamo, più basse o comunque nelle difficoltà più alte, nelle altre difficoltà non ci sarà bisogno di aprire le chest. Quindi non bisognerà fare tutti i dungeon per aprire tutte le chest, ma si potrà fare direttamente il dungeon, quello X, quindi quello più difficile, aprire le chest e avere praticamente aperte le chest in tutti quanti i dungeon. E questo da un lato è un male, perché comunque vanno a togliere ricompense che avremmo ottenuto in tutti e quattro, in questo caso, i dungeon, mentre invece adesso così abbiamo una riduzione, a meno che le hanno accorpate tutte insieme, e allora lì, diciamo, va bene, ci può stare. Ovviamente l'elemento acqua sarà quello efficace, e il boss era esattamente quello che io mi aspettavo di trovare nella Guild Battle, cosa che invece non c'è stato, però questo è il boss che io sinceramente mi aspettavo di trovare nelle Guild Battle, e diciamo che ci può stare. Infatti abbiamo che le diverse water ability in questo caso saranno efficaci, quindi non c'è obbligatorietà di fisico e magico, e inoltre il boss utilizza dei potenti attacchi magici che, protetti con il provoke, sono efficaci, quindi diventeranno inefficaci perché il provoke è efficace. Ovviamente qui Angil, come sempre, sarà ovviamente un carrying clamoroso, però comunque sia, questo è esattamente il boss che mi aspettavo comunque di trovare nella Guild Battle, quindi va bene, alla fine lo affrontiamo nel dungeon e ci sta. Successivamente abbiamo le nuove coop che sono ufficialmente attive, coop delle Summon, Shiver Ramu e Bahamut, quindi queste ovviamente si andranno a farmare sicuramente anche stasera in live. Infatti vi ricordo che stasera saremo in live per discutere, parlare insieme di questa collab, fare le coop e poi successivamente stare comunque insieme. Step up con un loop completo, che è possibile comunque fare, uno step up che comunque non è affatto male, dove il primo step è gratuito, il secondo step è a 1000 cristalli rossi, il terzo step 2000 cristalli rossi, step 4 gratuito e poi step 5 3000 gemme, step 6 gratuito e poi infine lo step 7 altre 3000 gemme rosse, dove appunto ci sarà praticamente garantita un'arma di collab di Eris e ovviamente tanti altri piccoli bonus. Qui invece abbiamo il banner di Eris con addirittura la sua nuova ultimate. Questa cosa in realtà non l'ho capita bene, perché hanno messo l'ultimate nello stesso banner di Eris, quindi abbiamo praticamente la possibilità di avere l'arma ultimate dello stesso personaggio nel suo stesso banner. È una cosa che è un po' fuorviante per me, sinceramente, perché non vorrei che appunto queste armi mi cancellino comunque delle possibilità di poter ottenere anche le armi della collab dello stesso personaggio, perché ovviamente è come se pullassi praticamente lo stesso personaggio. Non so come andrà appunto ad impattare nei pull questa cosa, però va bene. Successivamente abbiamo il ratio di apparizione 1.5 volte più alto per l'arma featured, dato che stiamo parlando di un banner singolo, e poi qui invece c'è la descrizione dell'arma che praticamente non c'entra nulla, è una descrizione totalmente fuorviante.
Perché la spada è ovviamente danno non elementale magico a tutti quanti i nemici, dove appunto si va a ridurre fuoco, ghiaccio e lightning resistance, quindi anche del fulmine. E poi vedete qui praticamente c'è il punto e poi successivamente of all enemies when overboost is at maximum. Cioè sta frase finale a tutti i nemici se l'overboost è al massimo non c'entra completamente niente, perché l'arma già di per sé fa quello che c'è scritto. Ovviamente fa meno danni, però già riduce la resistenza di tutti quanti gli elementi a tutti gli avversari. Quindi questa frase of all enemies when overboost is at maximum non c'entra nulla, perché noi sappiamo già che il danno è calcolato al massimo overboost. Infatti la stats della core ability è mostrata al massimo overboost, quindi non c'è bisogno che tu mi vada a mettere questa frase finale. Of all enemies when overboost is at maximum è completamente fuorviante. Tu puoi tranquillamente mettere il punto qui, cancellare questa frase finale e successivamente aggiungere appunto la dicitura che le stats del core ability qua mostrate qui sopra sono mostrate appunto al massimo overboost, come è fatto con qualsiasi altra arma. Quindi questa scritta finale è completamente no sense, non ha completamente senso, però va bene. Comunque ci tengo a precisare che l'arma già ad OB0 praticamente fa mid-high di tutti quanti gli elementi a tutti quanti gli avversari, quindi l'arma diventa già decisamente più interessante, quindi magari una copia sarebbe interessante prenderla, ma ne parleremo dopo. Successivamente abbiamo il vestito del crossover, dove appunto abbiamo il Physical e Magic Ward Boost Physical e Magic Defense, e poi abbiamo il buff debuff extension, ovviamente Arcanum, perché giustamente mettendo Imperil deve comunque durare di più. Questo vestito potrebbe riapparire in futuro, vabbè, qua ci crediamo poco perché non so quanto effettivamente potrebbe riapparire in futuro. E poi abbiamo l'Ultimate Weapon, Ultimate di Eris, che praticamente sblocca l'abilità Jubilation, dove abbiamo la possibilità di ripristinare agli alleati il 30% dei loro massimi HP e in più garantire 3 barre ATB a tutti quanti. Quindi abbiamo la possibilità praticamente di fare una sorta di doppia cura d'emergenza con Eris, perché curiamo con l'Ultimate, prendiamo 3 barre ATB, aspettiamo che arrivano a 5 e facciamo l'altra cura. Molto comoda nelle situazioni di emergenza dove appunto alcune summon fanno il doppio attacco consecutivo finale e quindi ci lasciano veramente a pochissimi HP. Poi vabbè, abbiamo anche in questo caso le Mago Gems della Princess Guard, che potranno essere convertite per prendere l'arma oppure per prendere le altre risorse. Successivamente abbiamo la seconda parte del Critical Threat, dove praticamente adesso abbiamo aggiunto gli stage ad alta difficoltà. Infatti abbiamo la seconda parte dell'evento con l'aggiunta del cannone di Barrett, come vi avevo già fatto vedere la scorsa volta, e successivamente abbiamo la possibilità di avere le difficoltà più alte, soprattutto la Crash, quindi abbiamo la riproposizione della Crash. Sarà interessante vedere adesso la Crash come combinata e soprattutto se sarò in grado di farla, perché adesso il mio account lo trovo abbastanza completo da un certo punto di vista rispetto a qualche mese fa, però le Crash sappiamo sempre che sono delle battaglie un po' più particolari. Tra l'altro ho anche fatto diversi piani delle torri B, diciamo della torre Brutal, l'ho quasi completata, quindi diciamo che tecnicamente forse qualcosina si riesce a fare. E detto ciò, ovviamente poi abbiamo il periodo di ricompense per la Crash, eccetera eccetera. Crossover di Final Fantasy 6, dove appunto abbiamo già spiegato la trama, arma di Saiyan per quanto riguarda Angeal, arma free to play che sarà possibile farmare all'interno dell'evento con boost HP e probabilmente boost ghiaccio, dato che appunto abbiamo il Blizzard Impact. Interessante questa cosa, perché avere appunto HP e ghiaccio potrebbe essere interessante, soprattutto per un'arma free to play, non è da sottovalutare. Poi ecco qua, abbiamo anche delle nuove limited materia che potranno essere utilizzate praticamente che potranno essere utilizzate in battaglia. Infatti abbiamo durante questo evento di crossover alcune materie limitate con delle speciali substats saranno disponibili. Infatti avremo delle materie che avranno tramite le loro substats praticamente attacco fuoco, attacco magico, attacco ghiaccio, attacco tuono, queste robe qua.
quindi avremo la possibilità di fare molti più danni rispetto alle materie classiche che possediamo già di fuoco, eccetera, eccetera. Questo perché, ovviamente, per darci una mano, soprattutto con il boss con cui avremo a che fare, Kefka, che è debole a tre elementi, e quindi avrà probabilmente tre fasi diverse dove bisognerà buttare giù la sua barra concentrazione, eccetera, eccetera. Le materie limitate saranno fire, cioè le substats delle materie limitate saranno Fire Potencies, Ice Potencies, Lightning Potencies, HP attacco e attacco magico in percentuale. Quindi non ci saranno HP, non ci sarà difesa, saranno tutte veramente substats incredibili per quanto riguarda diciamo il nostro pompare, così per dire, le nostre statistiche. Ecco infatti il boss Kefka, che praticamente è debole a tutti e tre gli elementi, e infatti Terra, in questo caso Eris Terra, mette debolezza a tutti e tre gli elementi. Coincidenza? Io non credo. Ovviamente ci sono i consigli per la battaglia: fuoco, ghiaccio e fulmine ovviamente sono estremamente efficaci, e inoltre dato che alcuni potenti attacchi magici verranno utilizzati, la difesa magica sarà efficace. Per cui ovviamente abbiamo al solito il discorso che più overboost abbiamo, più farm riusciamo a fare durante gli eventi, e per il momento basta così. Successivamente abbiamo anche la campagna del crossover di Final Fantasy VI, dove appunto abbiamo 3 giorni di login per ottenere fino a 3000 gemme blu, quindi 1000 al giorno. Poi successivamente abbiamo period di ricompense incredibili. Ragazzi, vi consiglio veramente di loggare in questi giorni, perché le ricompense sono veramente ottime, a partire ovviamente dal ticket 5 stelle fino addirittura a 10 premium ticket draw, che sarà possibile utilizzare all'interno del crossover, e addirittura alla fine del percorso un ticket di selezione 5 stelle. Quindi veramente veramente comodo. Successivamente abbiamo i panels, quindi le choco board, per così dire, a chi conosce Dissidia o per Omnia, dove sarà possibile ottenere il costume di Saiyan per il nostro Anjil, e anche il wallpaper con Terra Eris e Lock Cloud. Successivamente, durante tutto il periodo di crossover, i personaggi avranno il 200% di esperienza che potranno accumulare. Se invece il giocatore è di livello 70 o meno, l'esperienza guadagnata sarà addirittura del 1000%. Quindi un aiuto anche per i giocatori nuovi, o che comunque avevano già abbandonato dopo l'anniversario e che magari vorranno ritornare a giocare. E successivamente abbiamo anche le daily free pool per ben praticamente 350 draws in totale, quindi sono praticamente 35 giorni, un mese, praticamente un mese di free pool. Infatti avremo dal 30 ottobre al 4 dicembre addirittura, che da noi sarà 31 come oggi, quindi a partire da oggi 31 fino al 5 dicembre avremo praticamente multi summon gratuite. Quindi ragazzi, cioè, più di così non so che cosa dirvi. E poi abbiamo anche un banner esclusivo gratuito che ci viene comunque fornito, il primo dei tre banner al solito, dove appunto avremo un'arma 5 stelle garantita anche in questo caso. Quindi ci stanno dando comunque diverse risorse, non ci possiamo lamentare. Nei crossover il gioco è abbastanza generoso, quindi va bene così. E poi abbiamo i classici pacchetti che vengono aggiunti all'interno dello shop, e ovviamente la possibilità di poter ottenere anche ricompense per chi ritorna e per chi invece inizia a giocare. Quindi coloro che ritornano in gioco o che stanno cominciando a giocare avranno la possibilità di ricevere potenziamenti e materiali per potenziare praticamente l'arma già a livello 80, e anche memorie per quanto riguarda il personaggio come regalo. Quindi se è da un po' che non giocate, questa è l'occasione buona. Inoltre ci sono anche delle modifiche che sono state fatte. Infatti, se vi faccio vedere un pochettino la situazione, adesso abbiamo la possibilità di aumentare le armi tramite il tasto Specify Level. Abbiamo la possibilità praticamente di scegliere fino a dove portare la nostra arma in un colpo solo.
Quindi finalmente hanno aggiunto questa cosa. Peccato che non abbiano aggiunto il colore diverso per l'overboost, in modo tale da farmi vedere dove è possibile fare overboost alle mie armi, però abbiamo già comunque un qualcosa. Per quanto riguarda l'overboost, hanno detto che ci stanno lavorando e probabilmente per Natale o comunque per il mese di dicembre avremo l'implementazione anche per tutti gli overboost in una volta, come, come per le armi appunto che possono crescere di livello. Inoltre ci tengo anche ad approfittarne per, in questo video, per ringraziare tutti i ragazzi della Gilda, perché sono usciti i risultati e anche in questo caso siamo andati molto bene. Purtroppo il nostro posizionamento è rank 31, quindi abbiamo fatto la 31esima posizione in classifica, però ci siamo molto avvicinati allo score della scorsa volta. La scorsa volta siamo arrivati 28esimi a livello globale, questa volta a livello 31. Quindi veramente un grosso applauso a tutta la Gilda, un applauso anche alla Gilda 2 che ha fatto comunque dei punteggi incredibili nonostante la difficoltà del boss e comunque nonostante la difficoltà anche del della battaglia vera e propria. E ovviamente ci tengo anche a dirvi che ci sono posti disponibili in Gilda 2, quindi se volete ovviamente partecipare ed entrare nel gruppo, perché vi ricordo che noi abbiamo due gilde ma che collaborano in Guild Battle, quindi faremo spostamenti o comunque permetteremo a tutti di partecipare alla Guild Battle qualora se la sentino e qualora vogliono appunto competere. Quindi non fatevi problemi, perché anche la Gilda 2 ha tutti i bonus maxati, quindi non perderete nulla dal punto di vista di farming, dal punto di vista di punti, eccetera eccetera. La community è bella attiva, siamo su Discord, quindi potete tranquillamente cliccare appunto l'invito qui sotto in descrizione, e come sempre ovviamente vi aspetto con un prossimo appuntamento. Alla prossima!